È appena cominciato l'ultimo appuntamento della nostra settimana 3 durante la nostra domenica sbordoniana. Ancora tanti auguri a tutti Francesco, perché oggi è San Francesco. E allora, dopo la farsa sportiva più grande, penso, no Carlè, la più grande farsa sportiva che si ricordi, almeno che io ricordi, Napoli-Juve, anzi Juve-Napoli, si continua il viaggio sbordoniano, siamo in Star League. Siamo nella giornata, nella settimana numero 3, e in campo ci sono le due formazioni dell'Atalanta in maglia nera contro i Gunners con la maglia dell'Arsenal, i Gunners con sotto la firma dei Cani Sciolti, perché non sono altro che l'ex compagine dei Cani Sciolti di Checco Bonito, ancora lui il capitano, con le vesti appunto dei Gunners. Allora, è stata una domenica in cui abbiamo avuto il buco delle 20, delle 21 e delle 22, perché c'era appunto il match del Napoli, mentre qua Cerullo spiega qualcosa al Bonni. Dicevamo, le partite non erano state organizzate appunto per l'impegno del Napoli, che non ha giocato, ma noi il buco l'abbiamo rimasto lo stesso. Allora, dopo la Titanium e qualche partita in Gold League, ha giocato anche la Star questo pomeriggio alle ore 16, era la giornata numero 2, era il recupero tra Forza Peruviana e Vikings. 8-0, i peruviani hanno travolto la squadra dei Vikings, si sono lanciati a 3 punti. L'Atalanta è a 3 punti perché ha vinto 3-0 contro i Galaxy alla prima giornata. I Gunners invece fanno il loro esordio, perché una hanno riposato alla prima giornata, alla seconda invece hanno dovuto fare i conti con la burrascosa domenica e l'allerta meteo che ha fatto slittare tutto di una settimana. E allora, le formazioni per gli ex Cani Sciolti in questa edizione: i Gunners in porta Tony Donadoni, al centro Grasso, ai lati ci sono per adesso Bocchetti e Bonito, centrocampo con vertice basso lo fa Bocchetti, mezzo destro Di Maro, anzi Coppola, giusto, Coppola fa il terzo a destra, Carle, terzo a destra, Coppola ha detto, sì, Carmine Coppola a destra, quindi la mezzala destra è Di Maro, il vertice basso appunto Bocchetti, la mezzala sinistra, occhio a colpo di testa di Grasso, la fa Simone Bonito, quindi i due fratelli giocheranno sulla stessa corsia, quella mancina, Cicchilotto, Damizio, anche lui Francesco, come Francesco Natale, il portiere dell'Atalanta, a cui facciamo gli auguri, di San Francesco. Peppe Vigna al centro, quindi davanti a Natale, a destra Tempio, a sinistra Cicchitto, Mediano. E allora cambiano due giocatori in maglia nera, perché De Robbio e Zerlinga sono assenti, e intanto c'è un retropassaggio col piatto Tempio, non col petto, col ginocchio, già battuto Cicchilotto, vantaggio dei Gunners, deve chiamarla lui la distanza, 1-0, Damizio. Allora, vantaggio dell'Arsenal con Damizio che torna al Sbordone League in rete. Dicevamo all'Atalanta, senti, De Robbio e Zerlinga che probabilmente non saranno più del team di Cicchitto, quindi il centrocampista centrale lo fa Tarantino, Lovriso mezzo sinistro, mezzo destro Aggravio, no, Amodio al mezzo destro, Aggravio farà il terminale offensivo, prova a rispondere l'Atalanta, Lovriso, Donadoni. Lovriso che ha vinto con la Turchia l'ultima edizione sbordoniana, quella di Euro 2020, ha cambiato casacca, Ugo Ancona è corso ai ripari acquistando Brian Dominguez con i Los Dragoes in Gold League, chissà se si ritroveranno Gaetano Lovriso e la sua ex squadra, tanto lacci per lui. Bravo! Poi testa Peppe Vigna sulla spizzata di Damizio, si alza di petto Bonni, Bocchetti, mezzo a due, c'è punizione, cenno d'intesa tra Bocchetti e Aggravio, anche Aggravio è stato preso da una squadra in cui c'era Ugo Ancona, era capitanata da Jenny Perna in quel momento, era la formazione di Papponi diventata poi Islanda nelle edizioni di Russia 2018, Aggravio faceva parte appunto del team di Ugo Ancona e di Jenny Perna. Riparte Di Maro,
L'ultima apparizione dei cani sciolti risale intanto alla cross di Cicchitto, deviazione per invio. Risale, dicevamo, se non erro, la decima edizione. In un quarto di finale di Champions, una semifinale di Champions contro l'Hiroshima Sanfrecce. Se la legarono al dito quella uscita dalla Champions, infatti sono mancati per un bel po'. Di conseguenza, rispetto a quell'eliminazione, non me ne voglia Bonny, ma è sicuramente così. E allora, ma è sempre un piacere ritrovarli, soprattutto è veramente un piacere averli ritrovati in questa nuova edizione, ma soprattutto piena di new entry, ma soprattutto grandissimi ritorni. Stato qua a Coppola in maniera ruvida, mentre la mia voce delle ore 23 è sempre quella più rauca, non è come, non ce n'è come. E allora, punizione, siamo sui 20 metri, falciallo Priso, siamo anche molto laterali, alla porta. Due in barriera, che si dà Donadoni, un portiere che da noi canta centinaia di presenze, almeno fino a qualche anno fa. Lovriso prova sotto, la palla non passa, perché appunto i impegni lavorativi di Tony sono stati tantissimi negli ultimi anni, per sua fortuna. E allora, Tempio, sterza dietro, torna da Natale. Ho appena scoperto che Tarantino è il cugino di Carlo Cimino, che non abbiamo detto è a disposizione dell'Arsenal, dei Gunners. Eccolo qua, Carlo Cimino, che tra poco entrerà nel terreno di gioco. Non ha scelto gli Sky Blues quest'anno, è tornato da Bonny. Manca ancora un giocatore nell'Atalanta, deve ancora arrivare un ragazzo, mentre Coppola va da Cicchitto, prova a disturbarlo, c'è fallo, infatti viene fischiato. Palla lunga verso Agravio, sponda dietro Lovriso, una squadra molto molto più fisica rispetto a quella in cui era abituato a giocare la scorsa edizione. I Dragoni sono oggettivamente molto più minuti fisicamente. Atalanta invece a tanti centimetri, appunto Agravio, poi alle spalle Peppe Vigna, Cicchitto. Vediamo Lovriso duellare con Di Maro, intervento di Coppola, poi palla sputata via da Grasso. Tempio sale un po', palla dentro, lunga per tutti, anche per Donadoni. Vuole fare un cazzo? Donadoni e Cimino, poi Cicchitto di testa, Bocchetti, Bonny Junior non la trova, e allora prova Tarantino. È la prima volta in tante edizioni che Simone Bonito e Checco Bonito giocano insieme nella stessa squadra. Penso che sia successo pochissime volte, giusto? Non è la prima. No, mai. Ah no, è proprio la prima volta, allora, sì. Con la promessa di non litigare. Con la promessa di non litigare, fratelli Bonito, per la prima volta dopo edizioni ed edizioni, ma soprattutto anni, hanno deciso di vestire la stessa maglietta. Cimino, Cicchilotto d'Amizio, corpo avanti, dimagrito tantissimo Cicchilotto in questi mesi, complimenti Cimino. Prova la super giocata Peppe Vigna, non ci casca, poi si lancia Vigna, prova due volte, arriva il pallone all'Lovriso, sterzata sul destro, poi sul sinistro, però non calcia, non c'è fallo, si continua, Coppola in avanti, occhio che è tutto solo Bonny, ma tremarella sulle gambe per la prima in Star League per Simone Bonito. Natale ringrazia. Lovriso prende un paio di calcioni, punizione. Deve fischiare, fischia, però la palla è alta e lunga. Lovriso è un po' nervoso stasera. Ha la voglia di vincerle tutte Lovriso quando gioca, lo sappiamo bene. Però stasera un po' nervoso anche con i compagni di squadra. Cimino in verticale, allora Cicchilotto, tocca verso Simone Bonito. Imbucata per lui e poi c'è calcio e punizione, ma non sul primo, ma sul secondo, perché Vigna prende la palla ma Cicchitto l'uomo.
Natale ne mette 4. Ne mette 4 chiudendo il palo. Chiuso bene. Però c'è tanto spazio centrale. Bocchetti prova, incrocio, traversa, la palla rimbalza poi anche sul braccio di Cimino. Allontana la palla e viene ammonito. Primo giallo. Torna, torna, ma non pensa all'arbitro. Giallo, eccolo là. Per Carletto, Cimino. Non fa sconti, Cerullo. Tempio. Fa Tempio, mette questo pallone nel box che però gira. Donadoni allora in due tempi gestisce. Vada Cimino. Bello il pallone per Cicquillotto di prima, si va da Simone Bonito, Vigna. Sbarra la strada. Vediamo se prova il numero. Mezzo tunnel, poi Tempio. A dare una mano. Sterzata in mezzo a due via Tempio. Poi amo Dio col mancino, male. Grasso. Bonito. Simone Bonito. Prova ad andare, non riesce. E allora Tarantino. Palla dentro, la chiama Donadoni. La sola sfera. E poi Cimino. Di Maro, largo a destra. Cimino di prima. Sta giocando avanti alla difesa Carlo Cimino, no? Di Maro sale esterno, quindi no. È andato a destra con Checco Bonito e si sposta a sinistra entrando. Al posto di Coppola. Natale, in avanti. A vuoto Bocchetti, anzi era Grasso. Bocchetti, poi Cimino, poi Aggravio, in mezzo a due. Occhio che la perde, Cicchilotto, la difende, prova dentro, arriva a recuperare Cicchitto col tacco lezioso ma quasi efficace. Cicchilotto recupera, poi la porta a spasso, salta secco un avversario ancora D'Amizio, ai ai ai, agganciato. Punizione al limite dell'area, giocata da Super Saiyan di D'Amizio. Credo abbia perso almeno 10 kg dalla sua ultima apparizione. D'Amizio li fa vedere tutti. Bonni alta. Tempio. Servito a Natale. Amo Dio, cambia tutto. Cimino la legge male, a vuoto. Occhio che spazio Lovriso. Lo ripunta. Cimino mette il piede. Non cede la rimessa. Battuta da Lovriso. Ancora 1-2. C'è punizione. E allora arriva il nono membro dell'Atalanta, Ciro Flora, subito dentro al campo. E allora eccolo là. Vediamo un po' chi esce, è uscito Amo Dio, palla dentro, allontanata, Vigna. Di Maro prova a rubarla, poi la conclusione col destro di Tarantino schermata. Di Maro palleggia, Bonni vince un rimpallo, prova a lanciarsi Di Maro. Tempio su di lui, mette il piede, Tempio prende sì la tibia ma sporca molto il pallone, rimessa laterale, rimessa. Di Maro prova a sterzare, c'è il rimpallo, Bocchetti ancora per Bonito. Tempio su di lui, parte un cross improvviso, Cicchitto mette l'esterno sinistro in avanti, Lovriso sale, alza la testa, cambia tutto, arriva Bonni. Sale un po', va da Cicchilotto, D'Amizio imbucata, colpito in pieno Di Maro, scasualmente, poi ancora con l'esterno, poi bravo Cicchitto di suola, poi rimpallo su di lui, la rimessa dei Gunners. Si alza il ritmo del match in questi minuti, Cimino dentro, salta Flora, primo pallone toccato dal nuovo entrato in maglia blu scura, quasi nera, Lovriso, oscurato, angolo. Parte il cross, occhio al secondo palo, stinco di Bonni. Vediamo un po', c'è una punizione laterale, va Tarantino, sale anche Flora, salgono Vigna e Aggravio, ma la palla è fuori per Tempio, alta sull'altro campo. Batte Donadoni, va da Cimino sempre nella sua area di rigore, in avanti a Coppola di prima Bocchetti, la perde Flora, calcia col destro, entra, ci mette... 3 minuti Flora a pareggiare il match 1-1. Aspettato bene l'Atalanta. Buono. Oh, andiamo così, bravissimo.
Ci ha messo poco Flora per realizzare il gol dell'1-1. Appena entrato, visto un po' come funzionavano le cose, poso il pallone, boom, secondo palo. È 1-1. Bonny, vediamo la reazione dei Gunners. Bonny prova, Natale blocca con la manona subito in avanti, esce bene Cimino, ma il pallone poi è uscito fuori, quindi rimessa laterale, battuta da Cicchitto per Lovriso, palleggia, mette in mezzo, allontana Grasso, poi si va ancora con le mani, ancora Lovriso, la finta Grasso, Bonito, sterzata ischiosa, poi cambio di gioco verso Carlo Cimino, avanza nei Gunners, la porta Cimino, va da Coppola, palla dentro, deviazione di Cicchilotto, poi Flora, Coppola sulla sfera, ora Lovriso nuovamente dentro al campo, doppia sterzata, palla tagliata tra centrale e centrodestra, blocca Donadoni e poi Grasso, Coppola, Cimino alza, Vigna col tacco, c'era un fallo prima, Cimino invece va a Bocchetti, palla dentro, allontana col ginocchio Vigna, al volo Coppola, il pallone non esce ancora dal campo, non è mai uscito dal campo, è rimessa penso, a fondo, finta il lancio, va un po' di suola, subisce un calcio, si continua Cicchitto e ancora Flora che fa play dal basso, palla dentro, nessuno taglia. Bonny, parte anche il fratello, Cicchilotto incontra questo pallone, Arpiona, ma c'era un fallo sul primo contatto, sul primo. Va Flora su questa punizione, prova giro sul muro, chance numero 2, 3 su di lui, mette il corpo sempre avanti al pallone, prova la ruleta in mezzo a due col tacco Flora, va via così, poi Cicchitto, palla dentro, saltano tutti, ma tutti bucano quel pallone, ha segnato direttamente Lovriso, 2-1, ribaltone, Atalanta in vantaggio. Bocchetti, Bonny, 2-1, ribaltone, era passato in vantaggio i Gunners, è entrato Florio, anzi Flora, scusate, ed è cambiato tutto, due gol allo scadere il primo tempo, palla per Aggravio, Grasso, lotta, sale lui, recupera, ancora Flora, poi palla dentro, secondo palo per Lovriso, Donadoni esce, non esce, poi però la palla termina sul fondo, primo tempo, 2-1 per l'Atalanta, sui Gunners. Parte la ripresa, il ribaltone dell'Atalanta sui Gunners nel primo tempo, da 1-0 a 2-1, ci hanno messo pochissime ragazzi Maianeta, soprattutto ci ha messo niente Flora a entrare, a fare gol e dopo anche viziare l'azione per il 2-1, tanto pallone lì. E allora l'invia Donadoni, gran ritorno come abbiamo già detto, Grasso, il piattone di sinistro, Flora intuisce, va da Lovriso, si gira, salta Bonny, tempio dietro, pressione su Natale che col destro disegna benissimo a Cicchitto, controlla, dietro Vigna, piattone in avanti, Bocchetti di testa, tempio attende il pallone, poi lo dà a Lovriso, inserimento di Aggravio, sulla sua per Tarantino, movimento anche di tempio, cross deviato, girata dopo un'azione fantastica dell'Atalanta che stava arrivando anche al gol come la squadra di Gasperini. Occhio al pallone verso Bonny, Cicchitto, e però in maniera sbilenca Cimino, Di Maro, Flora prova a colpirlo, rimessa, si va con le mani, colpo di testa, il pallone al volo, Bocchetti schermato, Vigna più forte di tutti, esce anche su due falli, prova a sterzare, Bonny chiude, Lovriso prova il tunnel, Vigna chiude le gambe, Di Maro poi sterza, torna dietro dove ci sono più maglie rosse,
Cimino. Occhetti. Di Maro. C'è fallo. Vediamo un po'. C'è una punizione. Bocchetti. Aggravio rispetto alla distanza. Bocchetti dentro, deviata. Natale. Anche perché si stringono le maglie nere. Lovriso. Aggravio. Natale. Va a pescare Lovriso. A vuoto completamente. Coppola che poi recupera. No, era Bonito. E poi va un gran recupero. Rientra l'uomo Dio, esce Peppe Vigna, va Cicchitto centrale, rientra la Cicchilotto, quindi si è uscito Di Maro, si duellerà. No, invece sta cambiando qualcosa lì dietro l'Atalanta, vediamo, Lovriso. Bonito non la trova. 1-2, Lovriso, Tarantino che non si chiude, poi tirato, Bonni c'è punizione, allora Flora forse va a fare il centrale, così, nella difesa. Torna Tarantino a fare il centrocampista centrale. Bocchetti, Bonito, Bocchetti. Coppola smista a Grasso, momentaneamente sull'out sinistra. Intanto Flora intercetta questo pallone, va un po' di sola, poi con l'esterno destro disegna la traiettoria d'aggravio. Un po' timido in questa circostanza, mette in corner Bonni. Calcio d'angolo, batte Lovriso, occhio dentro, parte un cross, primo palo, occhio che la buca Grasso, nessuno ci crede, allora Donadoni per Bonni, occhio perché pallone molto vicino, va giù Bocchetti, punizione, si gioca, Grasso, la porta va da Bocchetti, alza la testa, cerca Coppola, Tempio, recupera. Si gira, lato sbagliato, poi però è velocissimo nella girare due. Giocatore Maya Gunners. Maya sta vedendo come il sottoscritto, mentre Lovriso. Flora. Ah, pietra qua. E allora rimessa regalata ai Gunners, primo errore di Flora. Da quando è entrato in campo. Mancato una ventina di minuti del primo tempo, però. Allora Cimino, Coppola, Cimino, dentro timido, timido questo piede, Natale, blocca, mani piedi, un po' d'esterno anche, Bonni la mette giù, prova a salire, intervento in scivolata, c'è fallo anche di, penso almeno di tre, punizione, e di seconda dice Tony Cerullo, ci sono due uomini in barriera, c'è Simone Bonito sul punto di battuta, occhio in aria al traffico che si sta formando davanti a Natale. Bonito in porta, alza Flora in calcio d'angolo, non so se a quel punto valiva la, se la palla fosse entrata, ha alzato il braccio Cerullo, il tiro però sembrava diretto in porta, vediamo Bocchetti. Parte il cross, che si abbassa sul primo, Flora, mette fuori. Cimino con le mani, dentro, salta bene Tempio. Bocchetti, entra dentro al campo, muove la sfera, malinteso con Grasso. Gira dietro Flora, Tempio, anzi sì, Tempio, ancora lui, aia, cannonata sul muso di Bocchetti. Tempio con le mani. Bonni sul pallone, anche Tempio, anche se dopo qualche un po' di carne si prende da ambo i lati. Aggravio mette in mezzo, saltano tutti, Donadoni timido e palla in rete. E 3-1 Atalanta sui Gunners. Controllo anche rapido allo schermo. Timida l'uscita di Donadoni. C'era più rigore che fallo in attacco sull'azione che ha portato il 3-1 all'Atalanta. Intanto Aggravio spinge un po' dentro. Pallone che arriva ad Amodio. Poi Aggravio in aria. Stavolta Grasso sul pallone in maniera pulita. Cicchilotto, c'è punizione lì in mezzo. Atalanta 3, Gunners 1, parte Bonito, nessuno lo lancia.
Bravo Davide, bravo! Enzo allarga, Enzo! Bocchetti, corta, grasso. Palla per Damizio, smista, Cimino. Tiro cross, Natale attentissimo, sempre molto preciso. Sali qua però. Tarantino. Di là. Tempio non aggancia. Le mani di Bocchetti, la testa di Simone Bocchetti, prova l'1-2, vediamo un po' cosa è successo. Flora prova a coordinarsi, ammazza il piccolo Bonni, punizione. C'è punizione, c'è Bocchetti sulla sfera, destro deviata, angolo. E allora dalla bandierina ancora Simone Bonito, palla dentro, deviazioni, rimane lì. Nessuno la tocca, occhio a Coppola che riesce a deviarla. Bocchetti prova il cross, rimessa, cambio, rientra Vigna. Le mani di Coppola. Occhio al contropiede dell'Atalanta, Gravio la muove, la perde, Bonni esce fuori, doppio passo, Bonito in aria, Bonito, Natale, straordinario Natale, non si fa piegare le dita dal sinistro di Bonni, pazzesco, era fortissimo il tiro. Bocchetti prova ad evitare un avversario, si contrasta lì al limite, aggravio, anticipo di Grasso, Natale. Mani piedi per il portiere dell'Atalanta, salta bene Grasso, saltano aggravio e Bocchetti, aggravio benissimo, poi col lancio dentro per Lovriso, Donadoni, avanti sulla sfera, Bonni, risalgono i Gunners, Simone Bonito, arriva Flora, sola sulla sfera, tocco e largo, tanto si stanno litigando due giocatori dell'Atalanta, Donadoni non usa le mani ma il piede, tanto occhio perché potrebbe essere il primo caso di giallo, due compagni di squadra che litigano, uno per Lovriso, infatti arriva, vediamo se arriva anche quello a Flora, no, ok, Tempio si accentra, Cicchitto, palla in aria, cross, aspetta un attimo, ah no, ho fatto. Ah, Tempio, da chiedere scusa, non si trova. Ecco. Si sono autoscontrati e da chiedere scusa a Tempio. Bocchetti sterza, Gravio però, anzi Grasso che sterza, ma Gravio quasi gliela ruba, anzi gliela ruba. Torna dietro, Flora. Due finte. Altra finta. Poi un po' di ulteriore tocco il suo, palla dietro di Simone Bonito, Cicchilotto, prova nello spazio, Cicchitto chiude, Flora allontana, sotto pressione, Bocchetti, Grasso, Bocchetti, sale un po', Cicchilotto smista ancora per Bonito, Simone, se ne va, Lovriso, su Coppola, con l'esterno dentro Aggravio, che imbucata di Lovriso, Aggravio non sbaglia, 4-1 Atalanta, una palla di Lovriso che ha tagliato in due la difesa dei Gunners. Non le parolacce, 4-1, erano partiti in vantaggio quelli maglia rossa, si ritrovano sotto di 3. 15 minuti alla fine del match, Grasso va lungo, deviazione di Aggravio, devono stare calmi i Gunners, devono farsi prendere dalla foga, dall'ansia, manca ancora un po' di tempo, anche se l'Atalanta in questo momento sembra una corazzata. Bonni va giù, non c'è fallo, poi la ruba, bene, e fa il cross, Bonito, era Checco quella situazione. Sterzata bene di Lovriso, Cimino anticipa, tocca a Cicchilotto, alla lunga Natale subito di là, poi Lovriso, angolo, calcio d'angolo dopo l'errore di Lovriso,
parte il cross lungo per tutti, sfruttato male dai Gunners. Si va con le mani, aggravio contro Cimino. Mette fuori il terzo a destra della difesa dei Gunners. Con le mani, amo Dio. Aggravio. Il tocco. Cambio. Un po' più cambio. E allora rimessa, amo Dio. Aggravio. Spinge ancora fuori Cimino. Mette out Coppola, allora la rimessa è per l'Atalanta, Tempio dietro, Riso aggancia, poi torna ancora da Tempio. Parte un cross, le mani di Donadoni. Tutti fermi, si torna a Cimino, zona di campo abbastanza pericolosa ma comunque si esce bene con Bocchetti che va in avanti da Coppola che aveva completamente staccato la spina, lo fa anche Tempio. Calcio d'angolo, un po' di confusione in questo momento. Batte Coppola, parte il cross, primo palo allontana. Flora, poi piedone di Cimino, Bocchetti, controlla, prova a girarsi, due su di lui, sbuca Lovriso, parte ancora lui, palleggia, prova a saltare Cimino, ancora Lovriso, parte un pallone, Grasso mette il piede, Bonni, vediamo se provano a partire in contropiede ora quelli dei Gunners, Coppola dietro, Cimino, male, aggravio, cade Cimino, aggravio carica il destro, Murato, Cimino a terra. Problemi muscolari per Cimino, problema anche per Di Maro, sul contrasto nel primo tempo. I Gunners sono anche in inferiorità numerica, amara, la prima per la squadra di Bonni al gran ritorno. Da 1-0 a 4-1, ora perde due uomini, Flora in mezzo a due con Ruleta e Giochetto col sinistro. Palla respinta di testa da Grasso. Tempio alta, Bonito sinistro in avanti, Vigna di petto, tocca il pallone, Tarantino entra dentro al campo, poi va da Flora, palla in cassaforte, Vigna alza la testa e va lungo, movimento di aggravio, ginocchio sul pallone, poi lotta, braccio un po' largo, punizione, c'è tutto. Bonito, col destro, non so piede, Natale, comodo. Parte il lancio di Tempio, salta Grasso, poi Bonito. Senza in mezzo al campo. Va col sinistro come vecchi tempi. Spinge Flora, poi petto, chiudendo anche le braccia. Suola, doppio passo, sinistro, esterno. Grasso, Bonni, Vigna così, Lovriso punta l'uomo, taglia il campo, sterza ancora Lovriso, dentro per aggravio, Donadoni in qualche modo, la tiene anche, con le mani, Bonito, lascia scorrere, troppo, 1-2, Flora, Tempio. Altra sterzata, vanno a un altro passo i ragazzi in maglia nera in questo secondo tempo rispetto ai Gunners che sono durati una ventina di minuti, poi si sono molto fermati rispetto ai primi. Ancora numero di Flora che ci sta regalando una serie di montaggi di top skill, niente male questa sera. Ora abbassa il ritmo la squadra in maglia nera. Lancio di Flora, controlla Tempio, prende il pallone Bonito, poi si contrasta in maniera un po' ruvida, punizione per i Gunners, già battuta, Bonito, sterza, altro contatto, si gioca ancora, spinge Bonni, ultimo a mollare dei suoi, poi va giù, altra rimessa per i Gunners. Palla con le mani dentro, poi vediamo un po' la sportellata Tarantino, va giù Bonito, c'è calcio di punizione. Calcio a Bocchetti, barriera a 3, Tempio più dietro, dirige Natale in porta. Fischio di Toni, Bocchetti ancora sul muro, poi finta, due su di lui, aggravio, tacco di Coppola.
Salta bene Grasso in aria, Bonni rimescola, calcio d'angolo, batte Bonni, Natale la chiama, poi c'è Aggravio che vuole il pallone, Tarantino alza, Donadoni impresa, mamma mia, stavo per ammazzare, Tarantino è Bonito, tacco di Bonni, Tarantino chiude, triplice fischio per Toni Cerullo, finisce 4-1 per l'Atalanta sui Gunners, l'ultimo match della settimana numero 3, 17esima edizione Sbordone League. Allora, Peppe Vigna ai nostri microfoni, succede poche volte che Peppe lascia dichiarazioni, senti, una bellissima partita questa sera, avete sofferto i primi 20 minuti contro i Gunners, poi è entrato Flora, ha segnato, cambia la partita, vincete 4-1 in secondo tempo, dove avete dominato e controllato a vostro ritmo la partita. Peppe, 6 punti in 2 partite, siete per adesso l'unica squadra della Star League ad aver ingranato le 2 vittorie in 2 partite. Che ti senti dire, soprattutto che partita è stata? Io, prima cosa voglio dire, siamo stati fortunati dell'aggiunta di questo ragazzo Flora. Che nemmeno tu conoscevi? No, non conoscevo. È stato in extremis, fortunatamente ha cambiato la squadra perché con... Si vede che ha giocato. Ma si vede che ha giocato a calcio e che è intelligente. In difficoltà, sì, bravissimo. Ha dato dei tempi. Infatti, ragazzo comunque che mette voglia, grinta ed è importante per la squadra. Per riguardo alla squadra e queste prime 2 partite, sono orgoglioso, diciamo. Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. Sinceramente, però vedo un buon gruppo e tanta voglia di dimostrare. Senti, una dedica per questa vittoria 4-1, a chi la vogliamo dedicare? Ah, la dedico al gruppo. Al gruppo Atalanta, sì. Al gruppo Cicchitto che ha messo su una bella squadra. Bravissimo. Faccio i complimenti a Peppe Vigna, a tutta l'Atalanta. E li salutiamo, li ritroviamo domenica prossima. Salvo imprevisti, salvo Covid, salvo Lega, salvo tutto.